Voga 2015, giorno 11. L'argomento di oggi è la cosa più avventurosa che ti è successa. E sì, ho pensato di mettere un pochino di cura in più in questo vlog. Tra parentesi, questo vlog sarà un po' più lungo del normale, quindi mi scuso sin dall'inizio. Allora, la cosa più avventurosa che mi è successa, facciamo un salto indietro nel tempo, torniamo a gennaio 2014, al 2 gennaio 2014. Io sono stato in Olanda a fare un last minute per Capodanno, il 2 gennaio mattina ho preso l'aereo per tornare, quindi sono atterrato a Catania alle 11:30-12:15. Ho preso la valigia, ho aspettato di andare a prendere la macchina e visto che ero da solo a casa, non c'era quasi niente in casa, mi sono fermato lì a Catania, vicino al parcheggio, a fare un pochino di spesa. E così facendo ho tirato l'una e a quel punto ho pensato, ok, dovrei mangiare qualcosa, potrei fermarmi qui a Catania e mangiare qualcosa nel ristorante del centro commerciale, poi con calma vado a casa, però dall'altra parte ho anche pensato, sì, però grazie all'autostrada Catania-Siracusa, ormai si arriva a Siracusa veramente in mezz'ora, 40 minuti, prima quando non c'era l'autostrada ci voleva un'ora e forse anche più. Quindi dai, insomma, in mezz'oretta buona riesco ad arrivare a casa, faccio la doccia, mollo la valigia, mangio con calma, ma sì, va, faccio strada. Quindi ho preso la tangenziale di Catania per andare verso l'autostrada e qui viene la prima parentesi, per chi non è esperto, per chi non conosce la Sicilia sudorientale. La tangenziale di Catania finisce e si introduce nell'autostrada che va da Catania a Siracusa e poi continua dall'altra parte a Messina, e dove si introduce nell'autostrada? 100 metri subito c'è un'uscita che dà alla zona industriale di Catania e nei centri commerciali di Catania, nello specifico c'è l'IKEA. Il cartellone dell'IKEA si vede già intorno al chilometro e mezzo, 2 chilometri di tangenziale che manca, gli ultimi 2 chilometri di tangenziale già si vede in lontananza il cartellone, quindi guardandolo io già pensavo, beh guarda, però effettivamente due belle polpettine svedesi ci potrebbero anche stare. Ma sì, va, mi fermo all'IKEA, mangio qualcosa lì e poi vado a casa con calma. Quindi entro in autostrada, esco subito, vado nel parcheggio dell'IKEA e ripeto, era il 2 gennaio, quindi credo fosse martedì o mercoledì, era di settimana, non c'era quasi nessuno, cioè il parcheggio era obiettivamente deserto. Però anche essendo io acclimatato dall'Olanda, quindi era una bella giornata di sole, ero relativamente caldo, in Olanda aveva piovuto tutto il tempo, ho pensato, sì, ok, ma visto che anche avevo la macchina scura, avevo la Mondeo blu metallizzato, non voglio lasciare la macchina sotto il sole, la parcheggio, c'è una parte del parcheggio che ha dei pannelli solari che servono tra l'altro a dare corrente al centro commerciale, fanno una specie di ombra, la parcheggio sotto i pannelli solari, quindi faccio il giro, arrivo dove alla mia sinistra ci sono i pannelli solari e comincio a pensare dove parcheggio, qua no, lì no, lì, ma lì, la prossima sulla sinistra. Quindi metto la freccia, rallento e succede qualcosa. A questo punto quello che succede nella realtà è durato una frazione di secondo, però voglio srotolarvi quello che è successo all'interno del mio cervello e davanti ai miei occhi raccontandolo con calma. Perché la prima cosa che ho visto mentre mettevo la freccia e cominciavo a girare era una macchina nera, credo un Peugeot, un'ottantina di metri davanti a me, ferma in mezzo alla strada. È un gruppetto di persone, 3 o 4 persone, che si allontanavano di corsa, proprio scappavano via da questa auto. E mi sono fermato, ho guardato, la prima cosa che ho pensato è stata, ma che stanno facendo? Ho guardato di nuovo l'auto e ho visto una nuvola di fumo nero che si alzava sul lato destro. Ma che è? Ho guardato sotto la macchina e sulla parte anteriore, dove c'è il motore, sotto c'era del fuoco. E subito ho realizzato, ah ecco, stanno scappando perché la macchina va a fuoco. E subito dopo ho realizzato, oh, la macchina va a fuoco! In auto ho un estintore a polvere da 6 kg. Quindi subito ho pensato, devo spegnere quest'auto. Ho messo la prima, mi sono buttato in avanti, mi sono fermato in mezzo alla strada per bloccare il traffico che potesse esserci dietro di me. Quindi mi sono fermato a una distanza di sicurezza. Una bella parentesi. Le auto in fiamme non esplodono, questa cosa succede solo nei film, però un'auto che ha il motore in fiamme nel giro veramente di un minuto può finire completamente avvolta dalle fiamme, questo può succedere. Quindi comunque mi sono fermato a una distanza di sicurezza tale
da evitare di potesse restare coinvolta anche la mia macchina. Mi sono fermato, ho preso l'estintore, sono andato verso l'auto e ho spento l'incendio. Ora, questa è stata la cosa più avventurosa che mi è successa negli ultimi anni, ma naturalmente in auto non ho solo l'estintore a polvere. Capita, e chi segue il mio canale in realtà già lo sa da un po' di tempo, che io in auto, oltre all'estintore, ho anche la dashcam, la telecamera sul cruscotto. Quindi di questa avventura non ci sono soltanto le mie parole, ma, e vi lascio il link del video sia sul doobly-doo sia sulla scheda, dovrebbe essere qui sopra se YouTube non decide di spostarla da qualche parte, vi lascio il link al video che ho girato proprio quel giorno. Mentre nel parcheggio dell'IKEA di Catania io vedevo un'auto in fiamme e intervenivo spegnendo quell'incendio con l'estintore che ho a bordo del veicolo. Comunque, questa è stata la cosa più avventurosa che mi è successa comunque negli ultimi anni. E a voi, cosa è successo a voi? Potete raccontarmelo sui commenti, oppure se anche voi state facendo Voga 2015 e avete fatto un video in cui raccontate qual è stata la cosa più avventurosa, potete lasciarmi il link del vostro video sui commenti. Bene, io sono Grizzly, sono arrivato in fondo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se siete interessati nei Voga o nei vlog che faccio comunque in generale. Vi ricordo, se state facendo i Voga anche voi, o comunque se questo vlog, se questa challenge vi sta piacendo, di fare pollice in alto, e quindi grazie per essere passati e noi ci vediamo domani con il prossimo vlog.